La Lazio vince per 2-0 qui allo stadio Brianteo al termine di una gara in cui ha messo in mostra il vestito bello, ecco, alcune delle sue doti migliori, quella di saper comunque subire poco dal punto di vista delle occasioni e di finalizzare quello che crea. Ecco, una gara da certi punti di vista anche perfetta perché poi la Lazio ha segnato dopo 10 minuti alla sua seconda opportunità e poi al primo pallone utile nel secondo tempo ha raddoppiato e ha chiuso il match. Nel frattempo c'è stato un buon Monza che ha costruito qualche buona opportunità che però ecco, si è fermata davanti al muro eretto da Cataldi, Romagnoli e Casale. Ecco, la Lazio non ha sofferto mai dal punto per le vie centrali, ha sempre concesso gli esterni e anche lì sia Lazzari che Isai hanno disputato un'ottima gara. Migliore in campo però Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol del raddoppio, di una prestazione maiuscola. Ecco, abbiamo rivisto il sergente in formato deluxe. Ieri l'aveva un po' pungolato in conferenza stampa Sarri ed oggi ha risposto. Gol su punizione, bellissimo, che ricorda un po' quello di Veron alla Roma nel famoso derby dello scudetto. E poi tanti duelli vinti in mezzo al campo, tanta qualità nel palleggio e insomma, ecco, abbiamo rivisto sprazzi di quel Milinkovic che ci ha fatto innamorare. Per il resto, ecco, non c'è un giocatore che è andato al di sotto della sufficienza. Altra prestazione maiuscola di Zaccagni, diventa veramente un grosso punto interrogativo il perché Mancini non l'abbia convocato. Ha fornito l'assist per il primo gol di Pedro, ha ottenuto il calcio di punizione da cui è nato il secondo gol e ha fatto ammonire tre calciatori del Monza. Ecco, più di questo io credo che un esterno italiano in questo momento non ci sia nessuno a questo livello. Ecco, forse solo Chiesa che però in questo momento ha dei problemi fisici. Ecco, rimane veramente un mistero. Noi ce lo stiamo godendo, ce lo godiamo. La Lazio consolida la sua seconda posizione, guadagna 3 punti sull'Inter, vediamo cosa farà il Milan questa sera e comunque ecco, inizia questo percorso di 11 partite che ce lo separano dalla fine del campionato, al meglio, vincendo su un campo difficile e giocando anche bene, ecco, cosa che a volte non combacia, che questa volta la Lazio ha fatto combaciare. Prossima gara, importante, importantissima contro la Lazio, contro la Juventus, un duello per il secondo posto e sarà tutta da vivere sabato allo Stadio Olimpio. Ecco, vediamo se la squadra di Sarri ci regalerà un'altra notte magica. Ma comunque vada, ecco, era una gara che a inizio stagione magari ci saremmo sognati di giocare in questa posizione di classifica. Come sempre, a ogni fine video, io vi lascio con il mio classico Forza Lazio!